Allora, oggi parliamo della formula di Giuda, anzi, continuiamo la lezione dell'altra volta sulla formula di Giudaschi con delle sezioni più complicate. Vediamo che una sezione si abbia questa forma, dove questi due tratti rappresentano dei rettangoli di lati T ed A, dove dal disegno si evince anche che T è molto più piccolo di A, e dove questo è una semicirconferenza. Vediamo ora di sottoporre questa sezione ad una forza tagliante di intensità Q e di volerne calcolare lo stato tensionale tau. Dalla formula di Giudaschi sappiamo che questo stato tensionale è uguale a S star Q S star Y su I con Y per C, e dove la tau in un certo punto è data dalla S star in quel punto, la C è lo spessore di quel punto, I con Y è il momento di inerzia rispetto all'asse Y, Q è la risultante delle forze nella direzione X, e beh, basta. Va bene, allora a questo punto dobbiamo calcolare che cosa? Beh, innanzitutto sappiamo che C è uguale a T sempre, perché lo spessore è uniforme, vedete? Io invece avessi scritto qui 2T, allora avremmo dovuto considerare la C magari costante a 3. In realtà la formula di Giudaschi è dimostrata anche se lo spessore varia con continuità sulla sezione. Quindi al posto di C magari possiamo scrivere la T. E poi dobbiamo Q, già lo sappiamo, dobbiamo trovare questi due oggetti. Supponiamo di voler calcolare prima di tutto I con Y. Per trovare I con Y bisogna sapere dove sta Y. Beh, certamente abbiamo un asse X che è quello di simmetria. Siccome l'asse X è di simmetria, noi siamo sicuri, per quanto detto nella lezione di geometria delle aree, che questo è centrale e principale. Quindi per questo asse X certamente avremo che S con X è uguale a 0 e che è uguale al momento misto I con XY. Bisogna ora andare a vedere dove sta l'asse Y. Per trovare dove è l'asse Y dobbiamo ad esempio disegnare un asse, ad esempio l'asse beta. Supponiamo di far passare questo asse beta lungo i lati rettangolari della sezione, i tratti rettangolari della sezione, e calcolare ad esempio il momento statico di tutta la sezione rispetto all'asse beta. Allora è chiaro che questo momento statico dei due tratti coincidenti che passano per questo asse è 0, perché è l'area per la coordinata alfa del centro d'area. La coordinata alfa è 0. Rimane questa parte qui. Ma questa parte qui dobbiamo calcolarla. Quindi questo momento statico è dato dall'integrale, diciamo, sulla parte di sezione circolare di alfa in dA. Oltre a
alfa chi è? Alfa è la coordinata orizzontale con origine, con questa origine qui. Chiaro? Questo asse orizzontale è anche un asse alfa. L'unica differenza è che l'asse alfa ha origine qui e l'asse x non sappiamo dove ha l'origine perché non abbiamo ancora individuato l'asse x. Oltre al momento statico S completo dobbiamo conoscere anche l'area di questa sezione. Beh, ma l'area la possiamo scrivere subito, che è uguale a che cosa? A due tratti rettangolari, quindi abbiamo 2A per P, più diciamo, la lunghezza di questa semicirconferenza, allora Y per 2YR è la lunghezza di una intera circonferenza, YR invece è la lunghezza di una semicirconferenza, ma il raggio in questo caso vale a mezzi, moltiplicato lo spessore, che è P. E quindi l'area non è altro che AP che moltiplica 2 più pi greco mezzi. Ma S con beta a che cosa è uguale? Beh, è uguale a questo. Ma il DA che cosa la può rappresentare? Beh, una cosa possibile è considerare un elemento d'area che sia pari a un elemento fatto in questo modo, un elemento che comprenda tutto lo spessore. Allora, in quel caso l'elemento d'area vale lo spessore per la lunghezza di questo elemento, uguale alfa, lo spessore è t, la lunghezza di quell'elemento è raggio per d theta, ma il raggio vale a mezzi e il d theta rappresenta la rotazione, l'angolo di rotazione considerato. Se noi consideriamo questo tipo di angolo, l'integrale va calcolato da 0 fino a pi greco. Ma se noi consideriamo quel tipo di angolo, è chiaro che alfa deve essere alfa, che è la coordinata alfa, la coordinata orizzontale dell'elemento, deve essere espressa in termini di delta. Vedete che t ed a sono delle costanti, alfa è la coordinata del punto dell'elemento in considerazione, che poi dovrà essere sommata, cioè integrata su tutti. Però l'alfa di questo elemento è diverso dall'alfa di questo elemento, perché cambia delta. Quindi mentre A e T sono costanti rispetto a teta, alfa invece varia. E come varia? Beh, certamente alfa è negativo, perché vedete l'origine di alfa sta qui, quindi è negativo e pari a questa distanza qui. Ma questa distanza qui e anche questa distanza qui, e questa distanza qui vale il raggio per il seno di teta. E il raggio vale a mezzi, quindi alfa vale a mezzi per il seno di teta o il segno meno. Quindi al posto di alfa dobbiamo scrivere meno a mezzi, cioè questo a mezzi va elevato al quadrato, e poi mettere il seno di teta. Ma l'integrale del seno di teta, allora a questo punto a mezzo al quadrato può uscire fuori dal segno di integrale e quindi diventa meno a alla seconda diviso 4 per t, anche t può andare fuori dal segno di integrale perché non dipende da teta. Seno di integrale di seno di teta chi è? È meno coseno di teta. Quindi dovete fare più coseno di teta, ma il coseno di teta lo dovete calcolare fra 0 e pi greco. Ma coseno di pi greco vale meno 1, quindi meno 1 meno coseno di 0 che è 1, quindi meno 1 meno 1 meno 2, e quindi essenzialmente S con beta diventa A quadro T diviso 2.
col segno meno. Ok? Ci sono domande? A questo punto possiamo calcolare la coordinata alfa del centro d'area, che è pari certamente ad S con alfa diviso l'area, e cioè pari a meno a quadro t diviso 2 diviso l'area, che è a t, che moltiplica 2 più pi greco mezzi, e quindi essenzialmente è un pari a meno a diviso 4 più pi greco. Quindi vedete, pi greco è circa 3, quindi ha un settimo di a. Quindi questo è un mezzo, un terzo di un mezzo, sarà circa 4. E quindi questo è il nostro asse Y. Perché è chiaro che se il centro d'area ha quella coordinata, allora questo è il centro d'area. Questo è il centro d'area. E quindi l'asse ortogonale X che passa per il centro d'area è proprio l'asse Y. E poi dobbiamo rimarcare il fatto che questa distanza è proprio A diviso 4 più pi greco. Ok? Una volta che abbiamo l'asse Y, possiamo andare a calcolare effettivamente I con Y. Se non ci sono domande. Non ce ne sono? Allora vado avanti. Direi che tutte le informazioni, il fatto che alfa con c abbia questo loro valore è incluso in quella nota, e quindi questo possiamo togliere. Che l'area sia quel valore, forse ce lo dobbiamo tenere, quindi 2 più pi greco mezzi. 2 più pi greco mezzi per a per t. Ma dobbiamo calcolarci I con Y. Allora, I con Y a che cosa è uguale? È uguale al momento di inerzia del lato, ad esempio, in alto, moltiplicato 2, perché il momento di inerzia del lato in basso è circa è lo stesso. Quindi due volte il momento di inerzia del lato in alto, che cosa è uguale? È uguale al momento di inerzia rispetto all'asse beta, che è circa 0. Che è circa 0, perché abbiamo detto che lo spessore è molto piccolo, più l'area, cioè A per T, per la distanza tra i due assi al quadrato. Ma la distanza è questa, e quindi dobbiamo scrivere A alla seconda diviso 4 più pi greco alla seconda. E quindi abbiamo visto che I con Y, semplificando, è uguale a che cosa? A cubo T, a due volte A cubo per T, diviso 4 più pi greco alla seconda. Non ci sono domande, vado avanti. S sta, prego. Quello là è solo delle due. Ecco, ottimo. Volevo vedere se stavo da te.
Poi c'è il momento di inerzia del tratto semicircolare. Quindi dobbiamo scrivere più il momento di inerzia rispetto all'asse y del tratto, diciamo, semicircolare. Ma a quanto uguale questo momento di inerzia? Beh, analogamente a prima, abbiamo che il momento di inerzia del tratto semicircolare è pari a che cosa? All'integrale sul tratto semicircolare di che cosa? Di x alla seconda in dA. Ma dA chi è? Beh, dA, come prima, lo possiamo sostituire con il raggio, cioè a mezzi, per dθ. Anzi, facciamo così. Questo lo lasciamo dA. Uguale a un integrale di che cosa? Dunque, dA, abbiamo detto, lo possiamo considerare a mezzi in dθ. E dθ, sempre con l'integrale tra 0 e pi greco, che è sempre lo stesso elemento d'area. Adesso però, integrando, non è più alfa, ma x al quadrato. Ma x al quadrato a che cosa uguale? È sempre una coordinata orizzontale, però questa volta a partire da questa origine. E quindi uno può dire che x a che cosa uguale? È uguale a a diviso 4 più pi greco meno qualcosa. Quindi possiamo dire a diviso 4 più pi greco meno che cosa? Meno questo tratto qui di prima. Ma questo tratto qui di prima abbiamo detto essere a mezzi seno di teta. Quindi direi che questo si allunga. Quindi meno a mezzi seno di teta. Ma poi non abbiamo x, abbiamo x alla seconda, e quindi qui dobbiamo elevare alla seconda. Niente, quindi qui abbiamo questo integrale da calcolare. Come lo possiamo fare? Cioè, non dovrebbe essere il contrario, a mezzi a meno. Abbiamo. Dobbiamo calcolarci, dobbiamo mettere lì la coordinata x di questo elemento, a partire da questa origine. Allora possiamo fare questo punto che è uguale, questo tratto che è uguale per tutti, che è a diviso 4 con pi greco, e poi dobbiamo tornare indietro fino a qua. Quindi dobbiamo calcolare meno questo pezzo, ma questo pezzo è uguale a questo. Ma questo pezzo è uguale ad a mezzi seno di teta e poi tutto al quadrato. Niente, quindi questo tipo di integrale uno lo può calcolare in vari modi. Un modo, che forse è quello più semplice, è quello di sviluppare questo binomio. Il primo addendo è una costante, non dipende da teta, quindi va fuori, quindi lo deve moltiplicare per pi greco. Il secondo addendo, magari il doppio prodotto, diventa una costante per l'integrale del seno di teta che già avete calcolato. E poi il terzo addendo è sempre una costante per il seno al quadrato di teta. Il seno al quadrato di teta è tabulato e l'integrale da 0 a pi greco mi sembra che faccia pi greco mezzi. Sì, fa pi greco mezzi. Fa pi greco mezzi. Quindi sapendo questi valori possiamo calcolarci i con y della semicirconferenza. Chiaro? Vabbè, questo è un esercizio di analisi 1. No? Non ci vuole, senza che adesso lo faccio. E è un po', cioè, ci potrei mettere 10 minuti, quindi non mi sembra il caso. Comunque, si fa
anche al liceo questo tipo di integrale. A questo punto, sapendo questo, lo mettiamo qua e abbiamo il momento di inerzia di Williamson, che possiamo dire concettualmente essere che ne so, un numero n moltiplicato a cubo per b, dove n è la quantità numerica che deriva da questo integrale e da questa somma. Dovete poi sommarci, è chiaro, a questo integrale diviso a cubo t, dovete sommarci 2 su 4 più che le cose seconde, e da lì trovate questa n. Quindi abbiamo trovato anche il y in modo quantitativo, dobbiamo trovare s star y. Ma come abbiamo detto prima, s star, quindi se non ci sono domande posso cancellare. Cancello questa volta, quindi con y non è questo, ma con y è uguale, abbiamo detto, a n a cubo t con n opportuno dai conti. Dobbiamo trovare adesso S star Y, ma S star Y, come abbiamo detto, è pari da punto a punto. Quindi possiamo, ad esempio, istituire una scissa curvilinea che parte sempre dal basso verso l'alto e chiamarla, che ne so, S con 1. E quindi calcolare la S star con Y nel punto S che ha coordinata S con 1, che ha scissa curvilinea S con 1. A questo punto questo momento statico a che cosa è uguale? Beh, è uguale all'area dell'elemento considerato sul piano che S con 1 arriva fino a qua. Dovete calcolare l'area di questo rettangolino, che è pari chiaramente a S con 1 per t, per la coordinata del centro d'area. Ma la coordinata del centro d'area, il centro d'area sta qui, la coordinata quale? La coordinata x del centro d'area. Ma la coordinata x del centro d'area sarà sempre costante per S con 1 che va da 0 ad A. Questa costante vale proprio A diviso 4 più pi di greco. Come abbiamo già detto, conviene calcolarsi anche la S star con Y quando S con 1 vale A. E quindi questa è uguale ad A quadro T diviso 4 più pi di greco. A questo punto dobbiamo calcolare la S star con Y di chi? Beh, io direi di calcolarla rispetto a questo punto, non conviene più utilizzare una scissa curvilinea, ma un angolo, una scissa che è data dall'angolo. Quindi, ad esempio, possiamo chiamare questo l'angolo, ad esempio, φ, in modo da, intendendo che φ uguale a 0 rappresenta questo punto qui. Φ uguale a π di greco quarti, questo punto qui, φ uguale a π di greco mezzi, questo, φ uguale a 3 mezzi π di greco questo, e φ uguale a π di greco quest'altro. E quindi richiamarci con una scissa curvilinea questo angolo qui. Ma quella è il momento statico, a che cosa uguale? Siccome io vi ho dato questo verso, io supponiamo che partire arriva fino a qua, se vi ho dato questo verso, deve essere pari al momento statico di tutta questa regione. Che è uguale al momento statico della regione qua sotto, quella verticale, che è proprio quello che abbiamo già calcolato, cioè a quadro t diviso 4 più pi greco, più il momento statico di questa parte di sezione qui che sto, questa semicircolare, che va da 0, diciamo, fino all'angolo φ.
Ma quanto è data questo, da quanto è data il momento statico di questa parte? Beh, sarà data dall'integrale su questa regione di che cosa? E beh, siccome stiamo facendo il momento statico di S star con Y, di che cosa? Di X in reale. Ma ancora una volta, al posto di reale, io considero un elemento che comprende tutto lo spessore, quindi devo fare a mezzi de phi. Diciamo, mentre tutto questo, l'angolo φ l'abbiamo ormai fissato qui, e quindi corrisponde proprio a questo tratto, quando faccio l'integrale devo prendere un altro simbolo, ad esempio φ tilde, de φ tilde, perché devo considerare un elementino all'interno di questo tratto, quindi questo angolo è φ tilde. Ci siamo? Queste le cose che avete fatto ad analisi, no? Φ tilde, benissimo. Però Φ tilde da dove va? È compreso fra che cosa? Fra qui e qui, e quindi fra 0 e Φ. Inoltre x che cosa è? Beh, è la coordinata x di questo punto, ma la coordinata x di questo punto ancora una volta è data da questo valore in positivo meno quello che ci serve per tornare indietro e ottenere proprio la coordinata per vedere l'elementino in considerazione. E vi ricordo essere questo elementino. E quindi al posto di x, allora guarda, f tilde me la scrivo più lontano, e al posto di x che cosa metto? Metto questo tratto, cioè a su 4 più pi greco, meno quello che mi manca, cioè essenzialmente, se io lo traccio in basso, essenzialmente questo valore qua. Ma questo valore qua è pari al raggio per il seno di Φ tilde. Ma il raggio vale a mezzi. E quindi seno di Φ tilde. E quindi la S star con Y di Φ è pari a una costante più l'integrale fra 0 e Φ di questo. Quindi per calcolarci questo integrale, adesso quanto questo non lo riutilizzeremo, possiamo fare così, la supponiamo di non utilizzarla più. Allora abbiamo questo S star con Y di Φ è pari a quadro t diviso 4 più pi greco più il primo addendo è a quadro. Ah, poi qua ho dimenticato una cosa, perché nell'elemento d'area ho messo soltanto a mezzi del Φ, ma in realtà è a mezzi. Ho messo tanto a mezzi del Φ tilde, ma in realtà è a mezzi del Φ tilde per t. Qua ho dimenticato un altro t, eh. È un elemento d'area, non di lunghezza. E quindi è chiaro che qua è a quadro t diviso 8 più 2 pi greco che moltiplica. Questa è una costante perché è una costante, l'integrale di una costante, quindi fa tutta la lunghezza di questo angolo, cioè φ. E poi dovete sottrarre che cosa?
Beh, questo per questo per t, e quindi meno a quadro t quarti per l'integrale di seno di φ tilde. Ma l'integrale di seno di φ tilde ha come integrando, ha come sì, funzione primitiva il valore meno coseno di φ. L'integrale di seno di φ, la funzione integrante di seno di φ è meno coseno di φ. Quindi qua dovete metterci il più, qua dovete metterci coseno di φ tilde, e il tutto integrato fra 0 e φ. E quindi quello che cosa uguale? Guarda, coseno di φ meno coseno di 0. Ma coseno di 0 è 1, e quindi quello che viene è coseno di φ meno 1. Ok? Domande? Quindi questo è la S star. Naturalmente il valore di φ cambia la S star. Consideriamo ad esempio il valore per φ uguale a 0. Per φ uguale a 0, cioè quando stiamo qua, per φ uguale a 0 avete che coseno di 0 vale 1, quindi questo non c'è, φ uguale a 0, quindi questo non c'è, e rimane questo valore. Consideriamo il caso in cui φ uguale a pi greco. Consideriamo il caso in cui ora dovrebbe venire esattamente dovrebbe venire lo stesso valore. Allora vediamo un po' se è vero. Che con S star con Y con φ uguale a pi greco, quello che abbiamo è certamente a quadro t diviso 4 più pi greco, poi più a quadro t che moltiplica pi greco diviso 8 più 2 pi greco, più a quadro t quarti coseno di pi greco vale meno 1. Meno 1 vale ancora meno 2, quindi meno 2. Facciamo ora il minimo comune multiplo, consideriamo soltanto questa parte qua. Possibile? Che non è 0 questo? Abbiamo fatto un errore? Questi due evidentemente non sono uguali. Questo non vale 2. Arrivata alla conclusione che il momento statico che sta qua è diverso dal momento statico che sta qua. E la cosa non è possibile. Quindi c'è stato un errore di conto. Da dove è venuto questo errore? Vabbè, rifacciamo oppure semplicemente di conto.
Quindi abbiamo calcolato, quindi questo qua non è più quello vero, c'è stato un errore. Vediamo, vogliamo calcolare adesso il momento statico relativamente a questo punto qua. A questo momento statico abbiamo detto che è il momento statico di tutto questo più tutto questo. Il momento statico di tutto questo non è niente altro che la S star con Y calcolata con S1 uguale a più il momento statico di tutta questa arco di circonferenza. Ma un momento statico di questo arco di circonferenza è uguale a che cosa? A un integrale su quella parte di circonferenza di x in dA. Ma dA chi è? dA, supponiamo che di prendere un elementino, dA chi è? È il raggio per lo spessore per la lunghezza dell'elementino. Ma il raggio, quindi al posto di A ci devo mettere il raggio, che è a mezzi, per lo spessore, che è D, per la lunghezza dell'elementino, che è, non è, è il raggio, per la lunghezza dell'elemento d'angolo, quindi D fi, anzi D fi tilde, perché si arriva qui, questo punto ha angolo fi, mentre quello dell'elementino è fi. Allora è chiaro che l'integrale va fatto con φ tilde che va tra 0 e φ. Ci manca adesso di andare a vedere chi è x. Ma x chi è? È la coordinata di questo punto qua. La coordinata x è di questo punto qua. Ma questa coordinata, al posto di x, che cosa devo scrivere? Devo scrivere questa lunghezza, cioè a su 4 di greco, meno questa lunghezza qua. Ma questa lunghezza qua che cosa è uguale? È uguale ad a mezzi per il seno di φ tilde. Quindi al posto di x devo mettere questo oggetto. E quindi abbiamo, supponiamo di calcolare soltanto la parte dentro l'integrale. Allora la parte dentro l'integrale sarà data da questo per a t mezzi integrato. Ma questo per a t mezzi è che cosa uguale? È uguale a al quadrato per t diviso, diciamo, due volte che moltiplica 4 di pi greco. E poi integrato fra 0 e fi. E quindi qua dobbiamo metterci la pi di greco. Poi meno a mezzi che moltiplica a mezzi per t, quindi meno a al quadrato t quarti che moltiplica l'integrale del seno di φ. L'integrale del seno di φ fa meno coseno di φ tilde, l'integrale del seno di φ tilde fa meno coseno di φ tilde, ma che è compreso fra 0 e φ, quindi coseno di φ meno coseno di 0, che vale 1. Esattamente come era avuto prima, giusto? Sì. Non è che è sbagliata questo a su 4 di pi greco? No, cambia un segno. A 4 il primo membro adesso è positivo, prima era negativo. Ma questo dovrebbe essere negativo. Quindi ora è l'opposto. No, allora guarda, mettiamo così. Questa è meno
che moltiplica a quadro t diviso 4 per l'integrale di seno, ma l'integrale di seno vale meno coseno, quindi qua c'è il più, ma questo è il più. Però quando, il mio problema è che quando il fi vale pi greco, quello vale meno 1 e io voglio che questo contributo sia nullo. Ma forse quando fi vale pi greco, fi tilde vale pi greco mezzi, per me. No. Quando no, fi tilde va tra 0 e fi. Fi tilde va tra 0 e fi. Il mio problema è quando fi vale pi greco. Vale pi greco, noi ci troviamo in questo punto. Allora, quanto vale lo sforzo tangenziale in questo punto? Beh, non può che essere uguale a quello di questo, a quello di questo punto. Solo che dalla formula di Juraschi abbiamo che S star è questo. La I è la stessa. Il momento di inerzia è lo stesso, lo spessore è lo stesso. Qual è il problema? Vediamo se questo va su 4pi greco. Mi sono spiegato il motivo per il quale questi due punti devono avere lo stesso S star? Vabbè sì, se faccio da sopra, faccio partire la scissa con due linee, non deve cambiare. Deve per forza essere uguale, è simmetrica la figura. E quindi evidentemente questo lato 4pi greco è... No? È quello. Forse ho posizionato male l'asse Y, allora vediamo un po', la S con beta abbiamo detto che è pari a che cosa? A due volte la S con beta di questo che è 0, va bene? Quindi è pari alla S con beta della semicirconferenza, ma la S con beta della semicirconferenza è uguale all'integrale di alfa in dA. Ma alfa a che cosa è uguale? Innanzitutto dA è uguale ad a mezzi dθ e il dθ va compreso fra 0 e pi greco. E alfa a che cosa è uguale? Alfa è uguale a meno questa distanza qua, cioè a mezzi seno di θ. Quindi S con beta è uguale a meno a quadro quarti per l'integrale di seno di teta, che è pari a per l'integrale di seno di teta è pari a meno coseno di teta compreso tra 0 e pi greco, quindi meno 1, quindi meno 2, e moltiplica meno 2, e quindi questo S con beta vale meno a quadro mezzi. Ve lo confermate che abbiamo detto che S con beta valeva meno a quadro mezzi? Per T ovviamente. Sì. E quindi forse l'area abbiamo sbagliato? Sembra. Quanto si vede? L'area qui è uguale a due volte A per T per questa lunghezza qui, l'area di una circonferenza è 2 pi greco R. Professore, se facciamo i conti viene, però io ho provato a fare i conti, viene meno a quadro t fratto 8 4 più pi greco, viene che cosa? Facendo il minimo comune multiplo
sì? Del risultato che abbiamo trovato prima. Alla fine torna... Che è 0? No, torna 4t più 4π greco. Solo che viene, se non ho sbagliato coi segni, viene disegno negativo. Magari dovrebbe venire così. Adesso lo facciamo un attimo, non mi lasciamo un attimo qua. È pi greco per il raggio per pi. Quindi questa è l'area, e l'area quindi vale a t che moltiplica 2 più pi greco mezzo. E quindi l'alfa del centro d'area vale meno t al quadro diviso 2 che moltiplica a t che moltiplica 2 più pi greco mezzi. Allora il 2 se ne va qua, abbiamo 4 e pi greco. A e t, a e t. Quindi a diviso 4 più pi greco. Quindi questo è giusto. Non c'è niente da fare. Facciamo per l'ennesima volta. Perché io qui che cosa ho detto? Ho detto che la S sta con Y di Φ è uguale alla S sta con Y quando S1 vale A più l'integrale sulla semicirconferenza, anzi sulla parte l'integrale su questa parte di x in dA, ma il dA abbiamo detto essere pari ad a mezzi dφ tilde per t, giusto? E la φ tilde varia tra 0 e φ, e poi la x al posto della x che cosa devo scrivere? Devo scrivere a, chiamiamola qua x, e al posto della x devo scrivere a diviso 4 più pi greco meno questa parte qui che vale quindi a mezzi per il seno di fi tilde. E fin qui è giusto. Io quello che volevo vedere è che se phi lo mando a pi greco, tutto questo deve valere 0, l'integrante deve valere 0. E lo rifacciamo. E l'integrando quant'è? Abbiamo questo primo tratto, questo primo addendo, consideriamo tanto l'integrando. L'integrando ci viene a diviso 4 più pi greco che moltiplica a mezzi, che moltiplica t, che è una costante compresa tra 0 e fi, e quindi qua ci dobbiamo mettere fi. E poi abbiamo meno a mezzi, ancora a mezzi, e poi fi. E poi dobbiamo metterci l'integrale di seno di fi tilde, ma l'integrale di seno di fi tilde è pari, l'integrale di seno abbiamo detto essere pari a meno coseno di fi tilde, compresa tra 0 e fi. E quindi al posto di questo dobbiamo scrivere coseno di fi meno 1. Noi vorremmo che tutto questo sia 0 quando fi vale pi greco. Ma 0 non viene. E 0 non viene allora. Però questo risommando poi l'S star y del primo tratto.
sommando con questo, a me alla fine viene meno a quadro t più 4 più pi greco. Ma può essere che forse mi sono fatto troppi problemi. Perché qual è il problema? Non è che deve essere, può essere che non, questo non sia 0. Ah, non deve essere 0. Perché per avere, perché la S star che sta qua deve essere non uguale a quella di rispetto a qui, ma deve essere l'opposto. E quindi è possibile che questo meno il doppio di dello stesso. Quindi che cosa dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere, abbiamo detto questo più quello. Al posto di quello abbiamo detto dobbiamo sostituire questo oggetto qui sotto. E quindi dobbiamo scrivere, riscriviamo. A questo quanto veniva? A quadro t fratto 4 più pi greco. A quadro t fratto diviso 4 più pi greco. E poi dobbiamo aggiungere questa parte qua, che è uguale a questa che sta sotto. Ovvero a quadro t per phi diviso, abbiamo detto due volte che moltiplica 4 più pi greco, e poi ancora più a quadro t diviso 4 che moltiplica coseno di phi meno 1, giusto? Sì. E adesso per curiosità voglio andare a vedere quanto vale la S star con Y quando phi vale pi greco. Allora, in questo caso questo valore vale a quadro t diviso 4 più pi greco più a quadro t pi greco diviso due volte 4 più pi greco più a quadro t diviso 4 che moltiplica coseno di pi greco che fa meno 1, meno 1, quindi un meno 2. A questo punto io posso semplicemente fare il minimo comune multiplo. Vedere che questo minimo comune multiplo, allora quindi sto considerando S star con Y quando phi vale pi greco. Minimo comune multiplo è due volte che moltiplica 4 più pi greco. Quindi diviso questo e poi naturalmente moltiplicato a quadro phi. Quindi questo diviso questo fa 2. Questo diviso questo fa 1, moltiplicato pi greco fa pi greco più pi greco, giusto? Sì. Sto sbagliando? 2 più pi greco meno questo diviso, quindi qua, al posto di 4 diventa 2, questo non c'è. Questo diviso 2 fa 4 più pi greco, moltiplicato 1 fa 4 più pi greco, quindi meno 4 meno pi greco. E quindi questa che cosa uguale? A pi greco meno pi greco non c'è, 2 meno 4 fa meno 2, quindi essenzialmente meno a quadro t diviso 4 più pi greco. Ci siamo? Ed effettivamente questo valore qui, è uguale a meno S star con Y calcolato in phi uguale a 0. E quindi andiamo a calcolare, e quindi la cosa torna. E quindi effettivamente è una cosa simmetrica, perché quando andiamo a fare i diagrammi, che cosa ottenete? Ottenete che in questo tratto il diagramma è lineare. Può
Poi da questo tratto in poi, che cosa succede? Succede che, per come abbiamo visto prima, se andate a graficarlo, che cosa ci succederà? Succederà che qui, e siccome dovete fare se sta con Y, però prima di dire questo, prima di diagrammare, mi conviene farvi notare quest'altra cosa, mi conviene farvi notare il valore di S star con Y quando phi vale pi greco mezzi. Ve lo calcolate? Adesso io non ho la formula generale, però quando phi vale pi greco mezzi, a che cosa uguale S star con Y? Prendete la formula generale che abbiamo scritto, quella per S star con Y di Φ, e sostituite a Φ il valore pi greco mezzi e calcolate quanto vale questa S star. Se avete fatto i conti, il risultato è quello che vedete alla lavagna. Così difficile? Sono tre addendi. Sì, a posto di così ci va così, no, di... Allora, me la ridetti un attimo. S star con Y di Φ. Quindi, allora, a quadro T, tratto 4 più Pi greco. Che è quella relativa a questo... Al primo verso, esatto. Poi, più... A quadro T, teta. Si ferma il Φ tratto 8 più 2 pi greco meno a quadro t quarti aperta parentesi coseno di Φ meno 1
Allora, quando phi vale pi greco mezzi, coseno di phi vale 0. Quindi meno 1 col meno se ne va che diventa più. Sicuri che qua era il segno di qua era giusto? Ripete un attimo, mi sono attento. Sì, meno 4 di quarti e così modifico. Questo per il quale se phi valeva pi greco. Se phi vale 0, questo è 1 meno 1 e questo non c'è, questo non c'è. Poi se phi vale pi greco, questo c'è e questo vale meno 1 meno 1. Si toglie tale pi. Se phi vale pi greco mezzi, coseno di pi greco mezzi vale 0. Sì, almeno così, allora sì, è più che può così pi greco e meno 1 così. C'è qualcosa che non va. Questa è la formula generale, siamo sicuri? C'è più. Per phi vale 0 giustamente rimane positiva, poi qua deve crescere fino ad un massimo, a questo massimo poi a un certo punto diminuisce perché qui sto aggiungendo parti che hanno diminuisce, ma qui deve valere 0. Se questo effettivamente è un centro d'area, quando arrivo qui io vorrei che facesse così. Ritorna al minimo più 0. Se c'è il meno si viene di 0. Dov'è? Se qua c'è più al posto del meno, sì, allora viene 0. Probabilmente là è più, non è meno, ho sbagliato io. Ah, qua c'è più quindi? Mi conferma lei? Sì. Sì, c'è più. E non mi dice niente. No, ce l'ho quello che ho sbagliato io. A una ce l'ho più, a una ce l'ho meno prima perché ho sbagliato. No, allora il segno è univoco. Poi quando vale questa S star è un integrale di x in the A. No, sta parlando della parte di semicirconferenza. Il dA abbiamo detto che è pari ad a mezzi di dφ tilde e l'integrazione va tra 0 e φ. La x invece è una parte costante che mi produce questo pezzo qua, poi invece la parte all'indietro è col segno meno, perché sto mandando una coordinata all'indietro, ed è a mezzi seno di phi tilde. E quindi quando io vado a fare l'integrale del seno, questo è meno coseno e quindi questo se ne va e questo c'è ben più. Coseno di phi meno coseno di 0 che è uguale a 1.
il segno è unico, non ci sono ambiguità di segno qua. E quindi che succede? Che quando phi vale 0, coseno di 0 meno 1 non c'è, questa parte non c'è e qui abbiamo un certo valore. Poi vedrete che quando phi è tale che sto sopra, mi sto riferendo a un punto che sta sull'asse y, questa funzione assume un valore massimo. Poi questa funzione decresce, a pi greco mezzi, che succede? Coseno di pi greco mezzi vale 0, quindi rimane qua meno, e quindi S star con y di pi greco mezzi è uguale ad a quadro t diviso 4 più pi greco più a quadro t pi greco diviso 4 che moltiplica 4 più pi greco, e poi qui dovete mettere meno a quadro t diviso 4. Basta andare a fare il minimo comune multiplo, avete che sotto è 4 più pi greco e sopra è 1, poi naturalmente a quadro t avete 1, poi questo diviso quello fa un quarto, moltiplicando pi greco fa più pi greco quarti, meno questo diviso 4 fa 1 più pi greco quarti, quindi meno 1 meno pi greco quarti, e quindi questo è 0 a pi greco mezzi. Poi quello ancora diminuisce, quando sta qui c'è un minimo e ritorna su. Quindi il diagramma qualitativo con valori, con i valori che avete calcolato, che abbiamo calcolato in questa lezione, è fatto così. Qui abbiamo detto che il diagramma è lineare, poi questo è l'asse delle y, poi questo diagramma riparte qui, che ha un massimo qua, questo, a questo punto qui è un diagramma invece non più lineare, quindi qui ha un massimo, poi ritorna a S a diminuire, qua a 0, ritorna a diminuire fino a quando ritocca sull'asse e quindi ritorna a crescere, quando sta qua, qui si riporta ed è scende, cresce linearmente per arrivare qua. Quindi, dal punto di vista dei segni, qui la S star è positiva o negativa? Su questo tratto qui, è positiva. È sempre positivo, mi confermate? Il tratto verticale in basso, sì, è concorde al terzo di no, quindi se è positiva dalla, dalla formula di Juraski che almeno le tau sono discordi al verso, e quindi qua è fatto così. Poi qui che succede? Che qui hanno lo stesso segno, quindi qua hanno sono dirette verso in questo verso, qui c'è un 0 e quindi diventano dall'altra parte dirette nell'altro verso, e qui ancora dirette verso l'alto. Si capisce, perché altrimenti non si capisce il grafico a quale tratto si sta riferendo, e quindi questo è il diagramma. Come vedete, ad una forza diretta così, nella direzione verticale tanto scende, tanto cresce, nella direzione orizzontale invece questi due tratti non hanno nessuna possibilità di avere una risultante, e questi due tratti hanno tutti lo stesso verso, cioè da sinistra a destra, così come la Q. Quando andate a fare questi diagrammi è chiaro che dovete scrivere la tau significativa qua
qui, quindi tau da scrivere, la tau da scrivere, qui sarà la stessa di qui e qui pure sarà la stessa di qui. Professore, ma quindi la funzione dell'andamento delle tau? Sì. Su un ramo circolare. Il ramo circolare non è parabolica, ma è quella va con il coseno. Se il tratto è rettilineo è parabolico. Il tratto invece è curvilineo è... va. In questo caso va col coseno. Se il tratto è, che ne so, ellissoidale, è chiaro che ci sarà una combinazione di. Ma qua non possiamo dire se è parallela o ortogonale. Qui al massimo possiamo dire. No, possiamo dire. Un tratto circolare, il tratto circolare non è parallelo alla forza. E uno vi può chiedere qual è la tau massima. La tau massima sta qua. E quindi i punti più delicati di questa sezione, sottoposta a questa forza, stanno qua. Il valore della tau massima è chiaro che ce l'avete dalla formula di Jurassic. Vi ricordo che la tau è pari a meno S star Y U con X diviso I con Y per T. U con X vale Q, I con Y vale quella N famosa Q con T e S star Y è il valore dell'S star relativo a quel valore lì, a quel punto. Siamo? Andamenti della tau completamente differenti possono essere riscontrati a fronte di una forza tagliante diretta in questo verso, cioè diretta nel verso ortogonale a quello di simmetria. Se la forza tagliante è diretta nel verso ortogonale a quello di simmetria, per questo tipo di sezione, è chiaro che i conti sono completamente diversi, perché la tau non sarà più questa, ma sarà meno S star con X per Q diviso I con X per lo spessore che sarà sempre T. Questa Q sarà considerata come componente lungo la Y della forza di taglio. Se invece la forza tagliante va diretta in una direzione qualsiasi, beh, questa direzione avrà due componenti, una lungo la X e una lungo la Y. E allora il taglio sarà la somma di queste due, per il principio di sovrapposizione degli effetti. Come... che ore sono? 1:05. Sono il centro di taglio. Cade come se fosse una sezione a C. Ad esempio, per la prossima volta faremo sicuramente il centro di taglio che va fatto nell'ultima lezione e adesso ovviamente non ho tempo neanche di introdurlo, però voi sapete che cos'è perché avete fatto. Sì, sezioni circolari però non l'abbiamo mai adattata. Non l'abbiamo mai adattata, però insomma è la stessa cosa, concettualmente almeno, cambiano soltanto i conti. E quello che uno può andare a vedere è quanto devono essere lunghi le ali di questa sezione, qual è il rapporto tra la lunghezza delle ali di questa sezione e la posizione del centro di taglio. Uno potrebbe avere un problema strutturale in modo che poi la risultante dei rami circolari. Questa è un'altra cosa interessante. Ecco, allora possiamo fare così: invece di calcolarci
di introdurre questo il calcolo delle tau a fronte di una forza tagliante diretta lungo l'asse y, i cui conti sono chiaramente analoghi, ma è chiaro che qua dovete mettere la y x che è diversa da prima. Con y è data, le s star x sono s star completamente diverse. Questo conto è un pochino più semplice perché l'asse x è già dato dall'asse orizzontale, quindi non dovete avere la difficoltà di andare a calcolare il centro d'area di tutta la sezione. Mantenendo sempre invece una forza tagliante orizzontale, le tau hanno questo andamento. Ci si può domandare, stavamo facendo prima la considerazione rispetto alla risultante, che è ovviamente la risultante esterna nella direzione orizzontale. Nelle tau, tanto va verso l'alto, tanto va verso il basso. Qui è chiaro che tanto va verso il basso, tanto va verso l'alto. Quindi è chiaro già dal disegno che non c'è una risultante verticale, ci sarà una risultante orizzontale. Non dipendente da questi due tratti, ma ci sarà una risultante orizzontale dipendente da questi due tratti, anzi da questo unico tratto circolare, semicircolare. Però intuitivamente la cosa torna, perché vedete qua abbiamo una tau diretta in questo modo, qui abbiamo una tau diretta in quest'altro modo, e quindi è chiaro che la risultanza della semicirconferenza sarà sempre da quella parte. Ma come possiamo verificare questa cosa? I conti che utilizzeremo adesso ci serviranno nella ultima prossima lezione per il calcolo del centro di taglio, concettualmente, perché poi vedrete che per il calcolo del centro di taglio dovete applicare una forza che è ortogonale a quella di simmetria, quindi non questa, però i conti saranno analoghi. Andiamo a verificare allora che la risultante delle forze calcolate con la formula di Juravsky di per questa sezione sia effettivamente Q. Come fare? Ebbene, per questi due tratti vi ho detto non hanno componente, vediamo questi. Dovremmo semplicemente fare questa R, a che cosa sarà uguale? E sarà uguale all'integrale sul tratto della semicirconferenza della risultante delle forze nella direzione orizzontale. Ma la risultante delle forze nella direzione orizzontale a che cosa è uguale? E ho detto che qui è la φ, insomma, consideriamo qui questa figura. Qui questo è l'angolo della φ. In questo punto però la direzione della forza sarà sempre tangenziale alla semicirconferenza, sarà sempre tangenziale perché la componente dominante dello sforzo è quello dato dalla tau e che è quello parallelo al lato lungo. Ma allora noi, se noi scriviamo qui la risultante generica su quel tratto, su quell'elementino, pari a tau in dA, stiamo dicendo una cosa non giusta, perché tau in dA è la risultante in questa direzione. Noi quello che dobbiamo vedere è la risultante nella direzione orizzontale o in una qualsiasi direzione. Quindi, siccome vi siamo resi conto che ci basta calcolare quella nella direzione orizzontale, prendiamo quella. Ma questa risultante a che cosa uguale? Beh, se questo è l'angolo φ, questo è π greco mezzi, di conseguenza questo è π greco mezzi meno φ, e quindi questo sarà l'angolo φ. Forse è bene riscriverlo. Senza compasso così diventa anche fuorviante poi quando uno va a fare i conti trigonometrici, però questo, in questo punto la forza ha questa direzione. Supponiamo che questo sia l'angolo φ
Allora è chiaro che se voi prolungate, questo è pi greco mezzi e questo angolo è pi greco mezzi meno pi. Se questo, allora a questo punto potete, allora, questo è pi greco mezzi meno pi, e quindi se voi tracciate adesso una retta orizzontale, questo angolo è pi greco mezzi e quindi questo angolo ridiventa l'angolo φ. Ma se questo è l'angolo φ, per il teorema di Tarede è chiaro che questo è l'angolo φ. Questo è l'asse orizzontale, la retta parallela all'asse x è passante per l'elementino che stiamo considerando. Allora a questo punto che cosa dovete fare? Dovete fare l'integrale. Dovete calcolare la risultante. La risultante della direzione orizzontale x è data tau in dA moltiplicato tau in dA, ve la dà in questa direzione, nella direzione, in questa direzione, nella direzione rappresentata dalla freccia. E se voi invece volete avere quella componente orizzontale, dovete moltiplicare questa forza per il coseno di φ. Tutto qua. Poi, se la moltiplicate per il coseno di φ, avrete una componente, non la componente lungo la x, ma avrete la componente lungo la meno x. Quindi se volete la componente lungo la x dovrete poi cambiare il segno, ok? Che se voi moltiplicate soltanto per il coseno di φ avete questa componente, quindi è chiaro che la somma di tutto diventa poi nella direzione da destra a sinistra, ma la rx è la direzione, è nella direzione da sinistra a destra, quindi dovete mettere il segno meno. Poi sempre al posto di idea dovete mettere a mezzi per t de phi, e questo phi va calcolato tra 0 e pi greco. E al posto di tau tutto quello che abbiamo scritto prima. Vedete che in questo caso ci sarà da calcolare, in tau c'erano dei tratti, delle componenti, una componente, un addendo costante, un addendo proporzionale a φ e un addendo proporzionale a coseno di φ. Quindi in tutto, dal punto di vista matematico, dovete avere a disposizione il valore dell'integrale del coseno, dell'integrale di φ per coseno di φ, anche questo è tabulato, oppure lo fate per parti. E poi anche l'integrale di coseno al quadrato, che questo è tabulato, oppure analogamente lo fate per parti. Per esercizio, per casa, si può andare a ripassare queste tabelle e calcolare e vedere che questa Rx è uguale a Q. Non solo, ma può anche andare a vedere che se facesse l'integrale tra 0 e pi greco mezzi otterrebbe fu mezzi. Ok? Perché è chiaro che tutto quello che sta sotto è uguale a tutto quello che sta sopra. E ripeto ancora una volta, al posto di tau ci dovete mettere meno qx s star y diviso i con y per t, dove s star con y è quello che abbiamo calcolato prima. Quindi questi si calcolano queste risultanti. Quindi concettualmente che cosa vi dovete ricordare? Vi dovete ricordare che per sezioni di piccolo spessore lo sforzo tangenziale ha una componente dominante e una componente che si può trascurare.
quella dominante, quella nella direzione, è una forza venuta di A, quindi è una forza venuta di A. Alla forza ha una quantità vettoriale che sta sul piano, perché state calcolando la componente tagliante. Sta sul piano, quindi ha due direzioni, una parallela e una ortogonale, ma siccome solo quella dominante lo potete considerare, vi conviene considerare, allora la tau è proprio quella dominante ed è quella parallela. Quindi se il tratto è rettilineo, la direzione di questa forza sarà sempre la stessa. Se il tratto è curvilineo, per ogni punto ci sarà una direzione diversa. Quindi quando andate a fare la risultante di questa forza dovrete, anche sull'elemento, dovete considerare l'elementino, vedere su questo elementino come è diretta la forza. Una volta che avete saputo, che vedete come è diretta la forza, dovete proiettare questa forza lungo la direzione voluta e poi fare la somma. L'integrale non è niente altro che una S allungata, no? È una somma di vari elementini. Altre domande? Professore, a mezzo T del Φ sarebbe la DA. Esatto, questa è DA. Perché stiamo considerando che l'elemento d'arco, la lunghezza dell'arco, è pari al raggio per questo angolo espresso ai tagliante. Attenzione, Φ, se utilizzate queste formule, Φ è espresso in tagliante, se no non va bene. Ricordate che avevate anche in una formula avevate Φ fuori dal coseno prima. Beh, quel Φ è chiaro che se lo fate sull'esimente in gradi non è quel Φ lì. Φ è espresso in tagliante, mentre se lo mettete nel coseno non vi interessa. Sì. Però quando sta esplicito dovete saperne l'unità di misura, sennò. Beh sì, perché anche quando facciamo 4 più pi greco. 4 più pi greco, già qui non c'è un angolo, c'è un numero, pi greco è 3,14. Però quando andate a fare ricordate l'integrale tra 0 e φ di una costante, e quello è la costante per φ. Poi andate a vedere quanto è il φ uguale a 90 gradi, non è che sostituire a φ 90 gradi, a φ dovete sostituire a no, pi greco mezzo. Pi greco, anzi. Questo è importante. E poi quindi l'elementino è fatto così perché la lunghezza di questo arco vale raggio per l'angolo, che se è un elementino piccolo quest'angolo vale del φ, che però non è una lunghezza d'arco. Quanto vale l'area? Beh, considerate, approssimate l'area di questa semicorona come l'area di un rettangolo il cui lato è la lunghezza dell'arco e l'altezza è lo spessore di questa corona. Ok? Quindi avete tutti gli elementi adesso per calcolare le risultanti e le tau. La prossima volta vedremo come si fa a calcolare il centro di taglio di una sezione. Ok? Però la risultante dove risulta applicata? Quando dovremmo calcolare il centro di taglio, no? Dobbiamo moltiplicare per braccio, quindi. Ottima osservazione. Infatti, quando si calcola la risultante si calcola semplicemente per verificare questa cosa. Quando fate il calcolo del centro di taglio, se vi ricordate, ovviamente domani lo facciamo meglio, noi abbiamo da dire che noi abbiamo due equazioni, il principio di San Venant ci dice. Dice che la risultante delle forze è indipendente dalla sua distribuzione, stata abbastanza lontana dalle basi. Cioè, diciamo, se state abbastanza lontani dalle basi, la risultante
e il momento risultante sono le informazioni che dovete ricavare dalla distribuzione delle forze. Qui la forma di Juraski mi dà una particolare distribuzione di forze. Di questa distribuzione potete, quindi avete una forza esterna che non sapete bene come è fatta, voi questa forza esterna la rendete equivalente ad una distribuzione calcolata come Juraski. Qui state verificando che le due distribuzioni, cioè quella esterna che non sapete bene come è fatta e questa calcolata, hanno la stessa risultante. Quando andate a calcolare il centro di taglio, utilizzate l'altra informazione del principio di San Benà, e cioè che i due momenti risultanti sono uguali. E quindi, mi sto prendendo un polo qualsiasi, calcolate il momento risultante della forza esterna e avete un valore. Calcolate il momento risultante di questo e avete un altro valore. A questo punto, quindi, mentre nei ritratti rettilinei potete utilizzare il trucco di calcolare le varie risultanti per ogni tratto e poi calcolare il momento risultante come somma dei momenti dei vari tratti, qui vi conviene bypassare questo passaggio e considerare direttamente il momento risultante. E quindi magari se volete calcolare il momento risultante di questa distribuzione di forze, ve la calcolate con il polo che sta qua. Perché con il polo che sta qua, se considerate un polo, questo polo, il momento risultante è pari proprio a braccio per forza. In questo caso il braccio e la forza sono ortogonali e quindi ve la calate subito. Se invece utilizzate il polo che sta qua diventa più complicato, ma il risultato sarà sempre lo stesso. Quindi siamo un po' vincolati da questo punto di vista. Siete un po' vincolati, nel senso che comunque se considerate il polo qui, cioè avete il braccio che è sempre lo stesso. Poi un'altra cosa. Il braccio è sempre lo stesso. Ah, poi vedete qua. Qua avevate una forza che veniva così, anzi così, e qua un'altra forza che veniva così. Quindi queste due forze, queste due distribuzioni di forze hanno un momento nullo. Però se fate, però voi avrete una forza radiante parallela alla stessa disimmetria. Quindi per calcolare il tratto del centro di taglio abbiamo detto che vi conviene mettere, se c'è una stessa disimmetria, una forza ortogonale alla stessa disimmetria. Allora, una forza ortogonale alla stessa disimmetria, che cosa avrete? Avrete questo, è la sezione, la forza ve la scrivete così, la distribuzione sarà fatta così. Io mi aspetto, qua c'è l'asse di simmetria e qua sia una parabola, qui continua a crescere, poi decresce e poi qui ancora una parabola. Quindi se calcolate il momento rispetto a questo polo, queste due parti non fanno momento, mentre questa parte farà un momento. Chi è sempre, diciamo, la risultante per... Chi è sarà una risultante? Avrà una... Stavolta no, non una... sarà una risultante per... Perché vedi? A mezzi, cioè. Sarà a mezzi per la risultante dell'elementino e poi integrato. Non dovete calcolare la risultante di questo tratto e poi moltiplicarla per A. Dovete considerare l'elementino, calcolare il momento di questo elementino integrarlo. E poi integrarlo. E se no? È più semplice. Perché non saltate questo pezzo qua, poi la risultante. Quando andate a calcolare, sì, perché mentre per il calcolo della risultante dovete moltiplicare per il coseno di f di phi, perché la forza è diretta in un certo modo. Quando andate a fare il momento risultante, dovete vedere, vi serve la forza nella direzione, in questa direzione, quindi senza coseno di phi,
moltiplicato però per il braccio, che è sempre lo stesso, e quello è il momento di questo elementino, e poi lo integrate. Questo è uno degli errori che si fa con questo tipo di esercizio, perché viene venendo da aver fatto solo esercizi con tratti rettilinei, e uno è portato a credere che questa cosa. Uno sa che la risultante è uguale alla somma di x che va da 1 a n delle forze pregoniche. E poi sa che il momento risultante è la somma per i che va da 1 a n del braccio F'I vettore forza F'I. Ma non sta scritto da nessuna parte che questo è uguale a un R vettore risultante. Soltanto se R con I è costante, cioè se i punti di applicazione della forza hanno lo stesso R, potete portarlo fuori dal segno di questa sommatoria e dire che è uguale a questo R vettore la somma degli F, cioè la R. Soltanto questo qui in generale non è vero. Ok? Quindi è proprio questo l'errore che uno fa considerando quello che ha detto lei, perché sta considerando la risultante della distribuzione di forza che sta qua e lo moltiplica per un certo raggio. Però vedi che questo raggio è vero che è uguale in modulo per ogni tratto, però siccome varia in direzione, questa cosa non può essere fatta. Chiaro? Il vettore R qui è un vettore, qui è un altro vettore, sì. Ok? E voi potete dire questo è uguale al modulo di R per il seno compreso. Allora il modulo di R in questo caso lo può tirare fuori dal segno di sommatoria, ma il seno quello rimane. Va bene, altre domande? No, veloce, quindi il centro di taglio della figura nostra sarebbe, diciamo, sul centro della circonferenza? No, lì proprio non ci arriverà mai. Però non è detto che sta fuori, mentre una sezione a C, ma certamente qua, sì. Perché e voi fate una forza, la fate così, ortogonale, quindi qua ci sono delle distribuzioni di forze, vedremo che il calcolo rispetto a questo polo della forza esterna sarà una certa cosa, di tutta questa distribuzione di forze ne sarà un'altra, e il braccio. E vedete che se non ci sono queste due ali, questo sta all'esterno. Ovviamente non è. Non vedete che sta all'esterno dal punto di vista logico. Dai conti vedete che sta all'esterno. Se invece una sezione a C per come l'avete fatta a scienza delle costruzioni, per questa, e voi fate il polo, il centro rispetto al. Il momento rispetto a questo polo, come avete questa forza risultante è così, questa è così, questa è così, rispetto a questo polo è sempre entrante, e quindi il centro di taglio è certamente qua. E quindi indipendentemente da quanto vi fate lunghi questi tratti, il centro di taglio è sempre fuori. Qui invece non ci sono tratti che hanno centro di taglio nullo, quindi non potete dirlo. Pure analogamente lo fate rispetto a questo punto,
qua riuscite a capire che nella sezione AC il centro di gravità sta sempre fuori, perché se lo fate rispetto a calcolate i momenti rispetto a questo punto, vedete che sta sempre fuori. Nella sezione AC il calcolo del momento rispetto a questo punto diventa un po' complicato. Fa vedere che questi tratti qua hanno tutti un momento entrante. Anche questi hanno tutti un momento entrante, quindi una sezione AC mi aspetto una volta che sta fuori. Però se la figura fosse stata così, se fosse stata così, a omega, non potevate dirlo, perché rispetto a questo punto questi tratti hanno un momento entrante, perché sono diretti così e quindi ti avranno un momento entrante. Però questo tratto qui magari vedete, questo tratto qui ha un momento uscente, quindi non può stabilire a priori per una figura qualsiasi che il centro di taglio sta fuori. Un esercizio potrebbe essere: io qua ho una zona circolare qui, siccome se voi prendete un qualsiasi punto e lo collegate con questo punto qui, tutta la figura sta solo fuori da questo punto, perché è una circonferenza, certamente il centro di taglio sta qua. Però se considerate anche questi due tratti, vedete che rispetto a questo punto, mentre questi tratti qui hanno un momento entrante, questi due tratti hanno un momento uscente. Se questi momenti riescono ad essere uguali al momento di questa circonferenza, il centro di taglio sta qua. Se invece sono più lunghi, quindi hanno un contributo maggiore, il centro di taglio entra qua dentro. Quindi uno si può chiedere, se uno da un punto di vista tecnologico ha il problema di volere il centro di taglio sulla sezione, allora si deve fare questo conto in modo parametrizzato rispetto a questa lunghezza. Quindi l'impostazione dell'esercizio dovrebbe essere questa. Questo vale A. Questi due valgono, che ne so, X. Dove sta il centro di taglio rispetto a X, al valore di X? E quindi è chiaro che qua abbiamo momento di inerzia che varia con X, tutti i momenti statici che variano con X, l'area che varia con X, e poi lo spessore è sempre quello che è, e uno può vedere quant'è il rapporto di X su A tale che il centro di taglio sta qua. Un esercizio che si può fare al termine della lezione successiva, quando reintroduciamo per voi, ma dal punto di vista logico per tutti, il centro di taglio.